grazie per questo film. Credo che la cosa più interessante che faccia sia quella di offrirci una riflessione sul tempo. Qual è il vostro rapporto col tempo e qual è il rapporto di questa società, della società che viviamo, con il tempo, secondo voi? C'hai mezz'ora per questa risposta. Abbiamo 4 minuti e 30. No, il mio col tempo è quello un po' di tutti, sembra che non basti mai, nonostante abbiamo più facilità di prima a fare le cose, no? Adesso dal telefono facciamo un sacco di cose che prima dovevamo fare fisicamente, dal computer, però il tempo sembra che è come l'acqua, a un certo punto va dappertutto, cioè ne hai bisogno sempre di più, sempre di più, sempre di più. Poi a un certo punto devi saper scegliere dove mettere l'attenzione, ma non è così facile, non è sempre così semplice. Sì, no, io cerco di ritagliare al tempo, cioè cerco di capire quali sono le priorità. Ogni tanto mi fermo e metto sul piatto della bilancia, no? Se è il caso di fare una cosa, se non farla, piuttosto che privilegiare le cose che mi stanno più a cuore, che magari è semplicemente stare a casa con mio figlio. Guarda, ti dico una cosa, io nel 2018 a un certo punto avevo la sensazione che avevo lavorato troppo, avevo fatto troppe cose, ho detto mi prendo un anno senza sette, e l'ho fatto davvero, e per un anno ho scelto proprio un anno di non lavorare, quindi nella mia testa io ci sono stato tantissimo quell'anno a casa, con gli amici, con gli affetti, con la famiglia, così. Poi dopo un po' di tempo ho detto ma non ci sei stato mai. Dico, ma come? Non ho lavorato? No, non sei stato sul set, ma vai e scrivi, e c'hai l'ufficio, poi la sceneggiatura, poi vai a fare il corso là, poi ti ospito da quella parte, poi c'è il festival, poi la roba. E per me quell'anno io avevo detto un anno senza lavoro, e invece non è vero, ho lavorato pure quell'anno, forse di più. Quindi il problema non è tanto il tempo fisico, ma è la percezione che abbiamo di quello che facciamo. E proprio appunto di percezione del tempo parlano in qualche modo i vostri personaggi, perché Dante si trova a vivere sempre lo stesso giorno in anni diversi, quindi si trova a fare i conti con errori, con scelte di cui non è consapevole. E Alice invece impara ad appropriarsi del suo tempo, perché quando la conosciamo sembra, anche il fatto che lei lavori da casa, no? Sembra che lei abbia a disposizione tutto il tempo del mondo per fare i pancake il giorno del compleanno, per organizzare una sveglia particolare, per una sveglia di compleanno particolare. Quindi com'è stato per voi lavorare con questi personaggi che in un certo senso uno viveva la sua vita a singhiozzo, e l'altra invece aveva tutto il tempo per appunto per vivere e per confrontarsi con questa persona una volta all'anno, anche se non lo sapevano tra loro. Per quanto riguarda Alice, lei appunto ha un altro tempo ritmo, no? rispetto a Dante, che è quello del disegnare, del preparare proprio. Però all'interno del film lei avrà proprio una capirà che tutte le colpe, no, che all'inizio dava a Dante rispetto al loro rapporto, rispetto al fatto che lui non c'era mai, rispetto al fatto, erano anche colpe sue, ma per il fatto che lei non ha preso, non si è presa il suo tempo, ma il suo tempo di creare, di dedicarsi a quello che lei voleva fare nella vita, all'investimento che poteva fare per il suo essere artista, no? Ha procrastinato una responsabilità rispetto alla propria professione, e che poi invece alla fine riesce a dare una forma anche grazie alla storia che lei ha vissuto con Dante. Che è una condizione contemporanea di tante donne, no? Che a volte subordinano la propria ambizione professionale e personale al mestiere del maschio, perché dice ma lui guadagna di più. Ma lui guadagna più perché noi viviamo in una società impari da questo punto di vista. Ristabilendo una parità dal punto di vista proprio anche prettamente salariale, probabilmente cambierebbe anche questo tipo di dinamica, perlomeno quello che mi auguro.